Arriva un'altra grana per la giunta capitolina, anche il ragioniere generale Stefano Fermante getta la spugna e rimette il Sì, mandato nelle salve, mani scusate, della devo sindaca tornare. Raggi. Un nuovo abbandono dunque nella faticosa formazione della squadra di governo di Roma e in attesa di trovare un nuovo assessore al bilancio e la stessa Raggi ad assumersi l'interim. Poi il capitolo Olimpiadi, l'assemblea capitolina straordinaria dà il via libera al no ai giochi del 2024 con tutte le conseguenze che si porta dietro, a cominciare dall'impatto economico. Nei giorni scorsi la sindaca aveva bussato cassa al governo per dirottare sulla capitale i fondi stanziati a sostegno della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, ma Palazzo Chigi ha risposto picche sottolineando come quei fondi andranno a Parigi o a Los Angeles, le candidate ad ospitare le Olimpiadi. Nella legge di stabilità dunque nessun intervento su Roma Capitale, mentre resta aperto il tema delle risorse da destinare alle famiglie, in particolare a quelle più numerose. Se ne fa portavoce con un pacchetto di proposte il ministro della famiglia Enrico Costa. Ministro, quali delle misure che sono state proposte, annunciate, potrebbero rientrare nella legge di stabilità? Beh, adesso io non voglio fare delle anticipazioni, è fondamentale però che la legge di stabilità abbia un capitolo, usiamo un termine atecnico, un capitolo dedicato alla famiglia. Su questo lavoriamo, stiamo lavorando, mi pare che ci siano tutte le condizioni per dare dei segnali.